Ciao Andrea, perché lo shooting data camp è considerato il camp più innovativo d'Europa? Beh, Shooting Data Junior Camp è considerato il camp più innovativo in Europa per un semplice motivo, che abbiamo dato la possibilità, e quindi i ragazzi hanno provato quotidianamente, quello che un professionista prova. Noi abbiamo cercato nel settore, non c'era niente di simile, abbiamo voluto concentrarci e in base alla mia esperienza e all'esperienza di Shooting Data, abbiamo dato la prova di ciò che un tiratore professionista dovrebbe vivere quotidianamente. Abbiamo i nostri campioni che ci hanno aiutato ad analizzare le loro abitudini e in base a quello abbiamo formato il camp. Il primo giorno è stato interessantissimo, abbiamo iniziato a vedere i ragazzi come sparano, perché fondamentalmente abbiamo bisogno di un'analisi. Shooting Data ci ha dato la possibilità di analizzare i dati, le tempistiche di tiro, le distanze di tiro, le difficoltà maggiori per i ragazzi, quindi piattello destro, piattello sinistro, angolato, le velocità di tiro e in base alla mia esperienza, quella dei miei assistenti, abbiamo analizzato appunto ciò che ci serviva per poi andare a lavorare individualmente con ogni tiratore. Con la mia esperienza ho potuto nel corso degli anni sviluppare appunto questa tecnologia che ci aiuta nell'analisi del tiro. E fondamentalmente il lavoro è stato focalizzato sull'abbinamento dei dati prodotti da Shooting Data alla mia esperienza sul campo da tiro. Allora, perché la tecnologia può aiutare un atleta a diventare un professionista? Beh, la tecnologia può aiutare un atleta a diventare un professionista perché è la modernità, non stiamo parlando di futuro, ma stiamo parlando del presente. Shooting Data ci dà la possibilità di abbinare le statistiche, quindi la conoscenza e la tecnologia all'esperienza del coach. In questo caso, durante questo camp, siamo riusciti appunto ad abbinare questi due fattori e ad avere dei risultati assolutamente performanti e dare delle informazioni al tiratore che prima erano solo sensoriali. Invece, dall'aspetto sensoriale, siamo passati anche all'oggettività dell'esecuzione del tiro.